Cerchiamo back questo 5. Il primo nat nat di serata, incredibile. Metta un BB. Andiamo gol. Dai, una bella verbetta adesso, con 6 e 7, no? 2 e mezzo. Beh, vabbè, c'è una scala che parte da Napoli e arriva a Parigi, direi che mi posso considerare Natti in questo spot. Adesso per come erano lo trovo con 9-10, però non fulmina. Ma non è che c'è scala col 5 questo. No, il nulla più assoluto, va bene così perché torniamo a 30 BB a 10 minuti dal termine della late. Qua cerchiamo back. Questo spot insceriffabile, qua calderemo e basta. E lui ha bettato con doppia, va bene. Già ha lasciato davvero. Incredibile, un colpo in cui siamo 100% al turn. Questa la passiamo. K-dama, e vabbè, non si può foldare. Daremo solo in caso di... Oh, io davvero. Io spero che non sei marcio, ma... Perché dovrebbe resciovato prendere questo? No, c'è sempre male, sempre male. Questo è proprio stupido, ma flatta, c'hai due corti dietro, ti pilavo io. Nel frattempo, ragazzuoli, meno 8 sabale 20 di sessione serale. Vi ricordo che fare o rinnovare l'abbonamento è completamente gratuito se siete clienti Amazon Prime, mentre questo mese, grazie all'iniziativa del September, lo potete fare a soli 3,70 euro. Allora, qua folderemo. Qui 2,2 direi che va bene. Max al massimo credo che riempirò. Ho ancora quadrato sto gem, sinceramente. Check back. C'ho nulla, c'ho veramente nulla. Parapam, parapam. Quando check ancora 9 alta ci provo. Tanto va bene, metteremo da morti. Brocattar non ha senso. A quel punto fai col. E preghi davvero che ci abbia del cazzo di blef nel suo range, oppure prendi e ti attacchi a sto grandissimo cazzo, quindi non ci credi. Ok, usciamo su questo turn, non blocchiamo neanche i quadri, full house on the river, ma perché non provare a far uscire lui? Magari se la inventa con un deuce. No, c'è cioè, che macca purtroppo. Qua se non avessi aperto da lì avrei anche gemmato. Direi che 3-3 giocano meglio in shove con questi stack piuttosto che in call, però aprendo da UTG e aprendo comunque con uno short va, direi che giriamo 3 di cuori. Mamma che palo, manco brutto come flop, Dio buono, P3. Ci vogliamo provare. Posso shovare su un 5, un 6, posso risa 3-5 in questo spot, posso... Ok, va bene. E rotti pre entrambi i colpi. Poi ho trovato asso K contro asso asso al The Equalizer. Ho coolerato uguale al... Parlando di cooler, mi sa che siamo di nuovo in quella direzione lì. Rivetta il buon salva, good luck contro di lui. Andiamo a mettere in mezzo tutti i soldi con i nostri ganci, senza nessun tipo di paura. Quindi che allora hanno anche delle 3 bet fold questi giovincelli. Dai, non rompere i coglioni, vedi di non svegliarti una mano d'SB. Full, madonna di Dio. Sto bordo c'è comeback. Mettiamo small per farlo showare. Oddio, 5x, sai che tosta folda. Pensi che là, oh, porca barzelletta, girami in 10, dai, veloce. Girami in 10. Mamma mia, devo... Ci mettiamo a fare robe col PC. Alla fine, ci ho speso all'epoca 1.700, ma ancora 3 anni che ce l'ho. Grattandomi, va tutto GL alla perfezione. Qui dovremmo essere fanta sopra, lui non showa mai top range. Wow, i 4, vabbè. Vamos! Anche se sembra un cazzo di tombino, quindi quando show non benissimo, posso foldare sta bomba, non scherziamoci. Flippone. Dai, è portato davvero, madonna, 9. Mamma mia, mazzoranno, Dio. Ciao Frog, come va? Lo vedi da spending e cash out, purtroppo. Come sempre, ma come sempre, amico mio.
Bacca è una run di merda. Allora abbiamo apertura di Silbert, finora hanno aperto mezza mano. Flutteriamo e basta. In cerca del 5 diamantato che comparirà come seconda carta al flop, ragazzi. 5 di diamanti in arrivo. Provare per credere. Il sindaco non vi deluderà. Sto qua per una ritira, ho detto 650 volte in 4 anni che ti seguo. Oh, vabbè, ho capito, porco, che mi ricordo sempre tutto. Dio, snì, comunque bottone apre un botto di sta merda, pieno di 6-6. Ok, una volta che checka però, un minimo di protection la metterei. Ace 10, King Queen, tutte queste porcherie, otteniamo subito fold, va benissimo, ottimo piatto. Allora, asso 2 suited, apre lui, questa la flattiamo, dai, indietro non mi sembra che abbiamo particolari agromani, oddio. Flush draw quadri. Ah, lui anche prima ha check foldato fuori posizione, mi sembra. Potrei startare, potrei checkar back. Non mi dispiace nessuna delle due, però se starto, starto small. E lui ci calla. Il TAR non è male per il nostro range, non dovrebbe essere fantastico per il suo, quindi qui usciamo big. Nice, very very nice questi due spot. Dato il chip leader del torneo al tavolo, tutto a posto. Questo in realtà sarebbe un board più mio che suo. Vediamo se inquadriamo subito il mister. Che facci? Betta pot? No, check a back, il K è il suo. Quindi lo checkalliamo al massimo. Quando check ancora, per Dio della Madonna, betteremo. E ora mi raiserà avendo chiuso dama check a casa. Impazzisco, davvero. Davvero fai check 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 check. C'è solo dama check, ragazzi. Un KT che non checka, cos'è sta roba? 9T, ma hai preso doppia? Non betti prima? Vorrei chiamare, cioè contro reg potrei anche chiamare. Qua siamo morti, io non so cosa cazzo c'ha sto Cristiano, ma per questa linea... Check check! Raise river. Dice, ma check davvero? So perché non ho bettato flop e tab. No, fonderemo. Intanto ci arrivano due assi. Attenzione, cioè, ma qui flatteremo. Wow. Vabbè, l'open shove era la cosa più bella, ma veramente più bella che potesse succedere. E faremo. Ma in realtà all-in, il just call è fin troppo sospetto. Tanto Mary Benz se vuole mette uguale. Che ha fatto questo? Mamma mia, che brutto all-in. E andiamo noi, incredibile. Bello come il sole in parolone, questi sono pericolosi, però wow. Cioè, quindi prima quando mi ha cliccato quel river potevo anche callare perché probabilmente. Oh, madonna. Ah, questo non tripetta mai. Mai, 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 mai. Veramente chiuso, ragazzi. Però questa dinamica fondata è veramente difficile. Alfa come size non mi piace per un cazzo. No, folderemo, folderemo. Tanto ragazzi, questo tripetta 7 mani. Da batta, non andremo a risfondarlo. Siamo proprio al bottom. E vabbè. Bot della Madonna, io un blind da 70 me lo ficco nel mezzo. Sì, però dai, cioè, collaborativo. Cos'è dama 7-8? Sì, c'è un incastro, ma che chi paga per andare al TAR? Li mettiamo tutti quanti in mezzo. Con questa coppiettina. E preghiamo che per una volta scenda il 6 di cuori. Lupo che scattanca già mi fa paura. Nel qual caso speriamo in Ace King. Ma tutti i fold il cielo ci fulmina. No, ma stai scherzando, cioè che 75x non chiami. Il blocco appiano un po'. Scegliamo anche questo. Black. Black, black. Dai, servono tanti quadri. Che qua un colpo ce lo pigliamo, raga. 100%. Eccolo là. Girami 2K, che almeno ne giro al 30 e ti scappa. Oh, madonna. Tanti quadri, grazie. Qua servono davvero tanti quadri. Un 2 per favore, one time. Il sindaco l'ha chiamato, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, 3 up per il sindaco, incredibile. Il sindaco, one, ma... Turion. Allora, questa la risfoldiamo, dai. Direi che adesso ce lo possiamo permettere. Riceviamo all fold, va benissimo. Ace 9. No, da qua siamo. Mamma mia, è limite sta mano. È limite in realtà. Dai. Vabbè.
E BB quando fold. Monoton dovremmo ci metta sempre. Dovremmo super small. Chiaro che callasse. Ma scende un 5 di cuori river. Sceso di pick. E niente, spot finito. Lo regaliamo al signorino. Si va, non c'è problema. Vada. Mani a caso. Ma tipo i signorotti al tavolo. Io c'ero quando successe questa. Era la battaglia di Sbocchinau. Come? Metta alfa, basta, nel senso andava a spingere troppo contro il cielo. Vediamo si regoli Tarno. C'è, beh, qua. Ma non la blocco, questo mi sembra non si inventa nulla, infatti macca, vai. Non lo tripetterò come tripetterei un reg, tripetterei più lungo, ma tripetto, dai, figa, sta prendendo tutte le mani adesso. Va bene tutto, ma non folderà mai. E callo, ok, l'asso è arrivato. Questo è uno spot in cui sì, in realtà lo giocheremo GTO, tra virgolette. Niente. Folda, vinciamo un ottimo piatto. Ripetta lo stesso size che può essere, se no un maiale lercio. Sì, foldo spesso. Ma come fold? Si sa che forse contro CL io ho dei flatti. No, non... No, siamo ancora in 20, non siamo fai al tempo, dai, famo cazzate, ti mettiamo su spot. Anche perché lui le calla tutte, finché le calla tutte hittiamo, so far so wood. Qua chiama sicuro. 9 non è bellissimo, ma mi parellerei ancora. Circa, sì, alfa per rompere river. Lui folda, ottimo pot, dai, le tiriamo via tutte. 603, scusami. E questa è la prima volta, Toff, per forza. Fofo fold, veloci. Bravissimi, vedi quanto ci vuole. Bisogna invocare Santorini. Ribet, forbetto, lì. No, calla lo small. Che vabbè. Già strano, abbiamo foldato prima. Calla l'altro. Il problema di sto flop è che abbiamo un kicker fanta debole. Sembrano due occasionali. Sì, potrei star regalando equity, ma il flop lo checkerei. Ok, esce lui. Calleremo, non si può fare altro. Tanti 10x nel suo range, ma a volte c'ha gli assi meglio, non ha trippettato. E quando checka tendenzialmente c'ha un 10. Un 10 secondo me 3,5 lo paga. Figlio di troia, c'ha l'asso meglio davvero. Start. Volevo estrarre team value, mi sono autovalibettato, però. Aggreremo per value in questo spot e arriva il fold. Dai, zampo, mi metto due turn, scippo sto cazzo di tornare. Guarda, se fosse per me sarei felicissimo. Bisogna vedere un attimino come va la situation. Allora, contro stop potremmo fare due cose. O betta big, c'è qualsiasi roba. Se resa comunque stia rompendo dentro questo raga, sappiate. Adesso se prende un pezzo non folda neanche per scherzo. E il 6 già è brutto. Adesso dobbiamo check a back, che è terribile questa carta. Spera in un 8 di cuori river. Mamma mia, ragazzi, lo streamer. Guarda, oddio. Lui pensa che splittiamo. E invece, pam pam, inculato. Si gira Jack T. Aveva già snappato. Ballate sbagliate. Io ho una gran paura che FX Assassin ci sciova in sto spot. Non foldo, good luck. 7 on the fucking flop. Mamma mia, holdiamo in questo spot incredibile. Un colpo importantissimo che ci manda secondi nel counter, ragazzi, quando siamo 17 left. Qui se riempie andremo a isolare, no doubt. C'è, non so, non ti preoccupare, quella c'è sempre. Subiamo call, però il flop ci grazia con una top pair su K-Jack 7. Dio madonna. Questo c'è solo drop. Sono sciolto, sì, c'è solo drop. C'è solo drop, ma io sono secondo dei 17. Sto a giocare con Pippo, Pluto e Paperino. Fermate. Non posso prendere questo spot, ragazzi. Non posso. Cioè, non è. Cioè, non mi voglio vantare, non voglio di robe. Cioè, ho bustato troppi tornei inutilmente così.
Questo per me c'ha solo un drone, non c'ha altro, non ci credo, ma o veramente Gesù Cristo che ha l'incallato, un cappaforte, non mi sembra il tipo perché è un pesce. Questo c'ha solo drone, ma io dico, cioè, mi dovrei giocare praticamente metà se non più stacchi in uno spot dove non... Cioè, se va bene le giro al... Non so se ci arrivo a girarle... O è pazzo completamente o le giro minimo minimo al mezzo flip. No, non me lo posso prendere quando siamo 16 left, ragazzi. Scherziamo, scherziamo. Ho fatte troppe volte ste puttanate. Dio madonna, ma sei... Sono veramente Pippo Pluto e Paperino, capisci perché non mi prendo lo spot di prima? Perché guardali. Cioè, la volta che apri veramente, da madama, mi sono talmente belli e ti sciono 30x dritti in faccia. Vabbè. Il problema è che io non posso fare come questi che dicevano, pensando manca che cazzo, non posso broccare sto spot, però flat, devo fare. Tanto abbiamo capito che è la sua size di apertura. Mo se lui sciova, io non passo. Ok, niente. 10 non c'è mai, però ci abbiamo second pair. Vediamo se... Wow. Questo è bello come il sole. Tanto non ci possiamo muovere, ragazzi. Non posso callare, fa delle size talmente grosse che qua o sei Gesù Cristo, sciovi e preghi che questo è un imbecille che ti sta bettando a suo K-picche qua sopra a caso. O non mi posso muovere, non esiste. Se mi walkie ti ammazzo. Non c'è. Ma che cazzo fa questo? Cioè non esistono sti open shove, capito? Ma il problema adesso potrebbe 8877766, valla a sapere. Che cazzo è sto nittone? È un nittone del cazzo. Cioè se rischi di giocarmi una gira full stack a sesto di 12. Cioè una volta l'avrei fulminato questo spot, ma non posso, raga, non posso. Mi posso prendere questi colpi? 12 left, vediamo la miglior mano, la miglior starting hand del gioco. Non potevi shovare adesso un miliardo? Allora, lui l'ultima volta che l'ho aggrato mi ha tripettato 11, sbagliando pure size, quindi speriamo lo rifaccia. Ma ha visto aggrare adesso l'altro, vediamo se... Grande Rocky! Grazie per i 15, bentornato caro, bentornato alla famiglia dei pokeristi. Thank you so much. Qui vado in check raise. GL Zamp. Grazie per il GL, caro. Lui si è open show, sto giro col cazzo che fa. Non passo i check, cioè prima ho passato mano, passare poche jacks direi che è follia. Vamos! Vamos! Vamos, vinciamo un colpo fondamentale, ragazzi. Direi che è uno spot che è inevitabile che vada così, good luck. Lui ha max pressure ICM, quindi cambierà solamente... Quelle poche combo che ci battono è quando ce l'ha un cooler, quindi va bene. No, non chiamo su questo spot. È vero che lui mi sembra l'unico reg, credo che scioverà i giusti range, ma ha maggior ragione direi. Sono lì, knock. No, si è svegliato, gli assi 6. No! Non ci credo, dai. Ma che timing è? Oddio, oddio, fermi tutti che io ancora sto postando la storia di prima, qua siamo tornati, ci abbiamo due assi, ragazzi. Buoni tutti e qui si fa il video. E qui, ragazzi, si fa il video perché siamo 10 left e noi a questo ragazzo gli facciamo 6. Pensa bene, legge ne scrive, lui va all in con due dame, guarda, eh. Non mi sto inventando nulla, siamo in diretta. Prevedo il futuro. Abbiamo appena perso 6-6 asso. GL ragazzi, GL. Mamma mia, c'ha le dame davvero. Hold one time please. Let's go. Let's go ragazzi, vamos. Venite live, venite live. Mamma che colpo abbiamo appena vinto. Mamma mia ragazzi, incredibile. Mi sono messo pure a fare la storia. Riprendiamo subito tutto quello che è uno host. Incredibile, incredibile ragazzi. Incredibile. Incredibile, GL, GL, dobbiamo showare. Ci snappa. Oddio, che serve un K. Serve un cuore, one time. Cuoricino turn. River, no, porco. Questo in realtà sì, è un gem, ma contro un 14 per max pressure, dobbiamo showarla questa. E poi.
Una dama one time, ti prego. Una dama, una dama. Ma caldiamo. Aspetta, perci la mia. Penso che in blind water possiamo averle delle frequenze di raise in realtà. Fermo magic 9, cioè, ci sono delle combo che risiamo. Se rompe chiaramente dobbiamo callare. Fatto davvero. Boh, in blind water io sto spot me lo prendo. Poi davvero chassi, K o K dama, asso dama, wow. Cioè. Vamos! Vamos! Ma vamos, cazzo! Non ci prova. Famo robe folli, eh? Ci petto se rompe metto. Siamo mai che show a Jack TS a cuori. Dice tanto questo ci petto al board standard, eh. Io al turn, amico mio, faccio resti, poi se c'hai 4-5 te pigli sotti. Chattare con noi, questo 4 left lo difenderemo. Ok. Interessante in realtà come board. Penso di callare prima. Forse di... no, raise è troppo. Combina turn, se ripara la falliamo. E dobbiamo fare. Ci prova. 10 alta, showdown di sicuro non ci posso andare. Quando c'è Qatar non so quante dame abbia. E li apriamo, sperando che show il big blind, stavolta sì. Dai, it's time. Andiamoci questo spot. No, oh, come quello. Di. Vai di. Ma friend, siamo le solite. Guarda. Siamo final table, signore e signori, siamo giunti dopo un secolo e già si presenta un tizio che limpa. Riempiremo, tanto questo è fuori dai giochi per ora, sarebbe in board ridabile, ma contro uno che limpa già mi sembra un pazzo. Non è che sia un gran board per i 7, però facciamo una small. Io. Cerco back e set arriva. No, lascia il set che insomma. Però siamo buoni. Ma sì. Non è che io sono l'ultimo arrivato, eh. Ti rispetto, ma non rubiamo troppo, rispettiamoci. Non ci inventiamo tanta robetta, eh. Che sono comunque lo streamer. Eccolo là. Sta deepness, come cazzo faccio con difendere? Beh, per Dio, devo dire, un flop veramente mastodontico a livello di 3 alta, un sogno. C'ho una voglia di check raise no equity sto board e mi si porta in gloria. Probabilmente sto per fan punt, ma lo faccio uguale. Cioè, alla fine io di 10 c'ho una valanga, anche di check. Butto 4 blind e mezzo, sto facendo un punt. Se Righi mi sta guardando, probabilmente adesso mette le emote dello sbocco. Ecco appunto. Malissimo. Ho preso il pezzo, basta, parrendo. Si può fare nulla, sto giocando, mamma. E c'è cabecca, se mo devo tirare una bomba se voglio farlo con. Mamma mia, sono un mostro, sono troppo forte a sto giochino, va. Sono troppo forte a sto giochino, let's go. Pocket Queens. Avessi sciolato, ho preso un colpo. Non ce l'abbiamo, dobbiamo fare, non possiamo sciolare sto spot. Mari ci pensano loro. Il cazzo è foldo nel caso. Anzi, prepariamo l'Uvidio. Ehi, call. Porco boium. Come call? Leo sciova. Dai, Leo, fa il matto. Che te ti piace fa il matto. Pensi che voglio rubare. Hai flattato una merda. 9-9. Perché hai flattato all'impata. Quindi ce l'ha 9-9. Mamma mia. Minuscola. Ci fulmina. Da sto cazzo da su merda, dai.
C'ho tutti i blogger di sto mondo, dai, c'ho tutto questo. Vamos! Se sciò impazzisco. Vedi Foldana, dai, che per te. Porco. Ma davvero fai? Mamma mia, non si può tripettare uno spot a sto final table, ma con Madonna è. Oh, direi degna di essere difesa. Abbiamo un abbondantissimo vantaggio di 5, tra l'altro c'è anche doppia backdoor. Questo è un bel check raise in realtà, se ci betta e dovrebbe ci bettare range sempre qui sopra sul pairato. Check back invece, e se io gli dassi il turn è follia sulla sua, Mari mi folda del trash. C'ho comunque 6 alta, 6 mi resa, sti cazzi. Io abbiamo. Incredibile, peccato che arriverà un po' snio. Ne ho in check call. Se ha dei cazzo di. Mamma mia, che palle. Si spazza dei K principalmente. Ma che. Povere King Queen ancora. Chiameremo sto spot. E c'è Ace King. Va bene, va bene, va bene, va bene. Lui è molto. Ah, questa è la flat. Grande squeezy. Lui è già in fold. Arcobaleno. Speriamo che. 26x vuole fare pin pin. Olino lì. KK dama dama. Passo flop. Oddio, sta tankando davvero. Ragazzi, abbiamo flattato sull'apertura di Donatello. Siamo al momento. Oddio, no, fa call. Non fa niente. Se non è uno showdown, un pre non ci interessa. Dura troppo, se no. K3-2. Non il migliore dei board, ma neanche terrificante. Lui dovrebbe cibettare. Non lo fa. Cioè, dovrebbe. K più forti penso li betti. Allora startiamo in bet noi qua. Che comunque abbiamo una mano insospettabile per ora. Cioè, se c'ha su K e c'è crazy, riusciamo a staccarlo. E a K, insomma, anche se c'è Cresa un nome, lui penso che sembrava abbastanza. E qui tocca aprire. E papel limpa non va bene, isoleremo. Cinque otto due, abbiamo second pair, è un board che comunque andremo a cibettare spesso. Difesa, poco altro da dire. Giriamo top pair, direi che ci tocca ciaccallare. Non penso di avere molti check raise in sto spot. Ne avrei alcuni. King ten, sta roba qua. Speriamo di non doverne callare tre. Se la rifà fa una bomba su sto turn, invece check back. Sembra un bravo oppo, non credo che gli dando prendo value, quindi proviamo a farlo sbagliare river, se sta bluffando. Comunque siamo in check call. Blocco anche eventuali 5-8, figa madonna, se li ha aperti da lì, canareo. Siamo buoni contro dama 3, ottimo pot. È un call che devo fare. Non penso proprio. Good luck, ragazzi. Good luck, 5 left. Ace Jack contro 9-9, è un flippone. Serve una dama. Eccola qua. Vamos! Let's go, baby. Let's go. Questo mobile era per la debone, immagino. 3, 2, 1. All-in con asso 10. No, folda. Flop dei sogni. Qua dobbiamo sperare di. Betto un bui. Non c'è comeback, ma betto un bui. Mari rompe con quel co. Ma davvero gli dato un BB? Vabbè, tanto ragazzi, esce un Jack a River. Vabbè, se faresti chiamiamo, poi vediamo il nostro. Un buio ancora. E vediamo se questo ragazzo c'ha davvero due. Ce l'abbiamo? Abbiamo sto due papel? Mi sa che papel il due non ce l'ha. Ma se papel non ha il due? C'è un cazzo, è chiaro. Push, folderemo. Vediamo se arcobaleno ha aperto vero. Oh, attenzione, link call 5. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, incredibile. Siamo in zap. Tempo prima 3,50.
Sai che non è così da imbecilli, Valdandino. Mi dispiace per lo show, però oggettivamente farsi ne zap così anche la pari se ne fa. Eh sì ragazzi, ma più che altro perché non ho giocato più di quanti mi ricordi di ste zap, portamosi a casa i sordi e GG. Io farei un dillino alla pari e tanti saluti. 380, let's go. Dillino fatto, ragazzuoli, siamo tornati, dai, direi che ci stava a chiuderla in deal, alla fine al primo era 4,50, quindi va bene così, e in un periodo in cui veramente sembravamo aver perso la luce della run, finalmente forse l'abbiamo un pochino ritrovata, anche un po' di fiducia in noi stessi perché veramente non stavamo vincendo più un colpo. E niente raga, io vi ringrazio davvero di cuore, forse era un segno del destino fare questa live questa sera, visto il risultato, spero vi siate divertiti tanto quanto mi sono divertito io. Noi ci rivediamo in live domani, vi ringrazio ancora. Ah, aspetta, non ho messo neanche